All'indomani della protesta messa in atto da alcune mamme di alunni del comune di Marina Gesa Ionica, a causa della mancanza del servizio scuolabus, è intervenuto il sindaco Domenico Vestito. Il primo cittadino ha spiegato ai nostri microfoni la situazione dell'ente e i motivi che hanno spinto gli amministratori comunali ad arrivare alla decisione di tagliare il servizio scuolabus. Il problema dello scuolabus, così come quello della mensa che poi abbiamo risolto e dei libri di testo che poi abbiamo risolto, nasce con la nomina da parte del prefetto di un commissario ad acta per la redazione dello schema di bilancio 2017, perché a causa dell'alta evasione tributaria che in questi anni noi abbiamo cercato fortemente di contrastare e delle norme che stanno praticamente mandando in default quasi tutti i comuni italiani, non siamo riusciti come giunta a chiudere uno schema di bilancio. È venuto questo commissario, questo funzionario della prefettura, il quale bellamente se l'è cavata tagliando tutti i servizi non indispensabili, considerando per indispensabili l'acqua, i rifiuti e altre cose. Su alcune vicende ci sono stati degli errori anche clamorosi che poi abbiamo dovuto correggere come giunta e come consiglio comunale. Noi ci siamo ritrovati a un certo punto di fronte a una scelta: o dichiarare il dissesto in consiglio comunale, il che significava lacrime e sangue non per una settimana, un giorno, un anno, ma per lungo tempo, oppure approvare quel bilancio e progressivamente adottare i correttivi necessari per metterlo sul binario giusto, cosa che abbiamo fatto con senso di coscienza e di responsabilità nei confronti dei cittadini, che sarebbero stati i primi a pagare un eventuale dissesto. Sulla mensa abbiamo trovato la quadra, sui libri di testo abbiamo trovato la quadra, sullo scuolabus la cosa non è stata facile. Ieri abbiamo incontrato queste mamme, al quale abbiamo di nuovo spiegato la situazione, come ci stiamo muovendo per avere un supporto anche della città metropolitana, che pure ha le sue difficoltà, non essendo riuscita ancora ad approvare il bilancio. Siamo a un punto di svolta, perché grazie all'ufficio tecnico e al lavoro che abbiamo fatto come giunta abbiamo recuperato delle somme, e io penso che da qui ad alcuni giorni potremo dare risposte positive per far partire dai prossimi giorni, comunque entro il mese di ottobre, il servizio di scuolabus, che riteniamo fondamentale e che preciso questa amministrazione ha fatto ripartire con cifre e somme e tariffe adeguate, perché quando noi ci siamo insediate le tariffe erano a prezzi altissimi, insopportabili per le famiglie.